Come le è sembrata questa mostra dedicata alla follia e agli artisti folli? Beh, indubbiamente è una novità interessante, ci sono opere anche importanti, altre sconosciute, quindi è stata una felice sorpresa, anche se pensando a artisti folli pensavo fosse anche più forte, più estrema, invece vedo che c'è anche un equilibrio importante anche tra gli artisti, chiamiamoli folli. Io tra l'altro sono stato molto amico di Mattia Moreni, quindi rivedendogli quelle tre opere che abbiamo acquisito, io ero allora presidente del premio Campigna a Santa Sofia, uno degli artisti, così folle forse no, però estroso, mi ha fatto piacere rivedere quelli insieme a tutte le altre cose. Particolare, soggetti, cioè, artisti borderline infatti, quindi molti provengono da ospedali psichiatrici, eccetera, però tra i più famosi Ligabue, Salvatore Dalì, Basquiat, eccetera. Mi è sembrato interessante, è una cosa molto importante per la città perché in questo momento di difficoltà fare queste mostre di livello così importante Avere un buon richiamo per i diciamo, per i turisti. turisti, esatto. Interessante, molto interessante veramente, con dei quadri. La stazione di Ligabue è molto bella, ovviamente, da lì. Questo tema, la follia, come le è sembrato, insomma, come è stato trattato secondo lei in questa mostra? Nomi no noti e meno noti dell'arte. Beh, penso che sia stato centrato come tema. Ma è bella, mi è piaciuta e vabbè, non me ne intendo molto, però vedo che ci sono anche artisti famosi, molto famosi, tipo Da lì, Dalì, Ligabue. Ligabue, sì, esatto. E il tema come ti sembra trattato, questo tema della follia? Beh, non lo so, però mi è piaciuto perché sono molto creativi, cioè, quindi fanno cose un po' fuori dagli schemi e bello. Ti lascia così in certi momenti anche piuttosto perplesso perché questa art brut è veramente singolare, diciamo. Comunque sicuramente è da raccomandare, da vedere. Sicuramente la parte dedicata a Mattia Moreni fa il suo effetto, colpisce. Quella poi la conoscevo, quindi mi sembra che qui sia tra i più esplosivi qui dentro. Poi c'è Ligabue, bellissima la sala di Ligabue, c'è quel balcone eccezionale, ci sono tante cose sconosciute, però non avevo dubbi che il mio amico Claudio Spadoni mettesse in opera una cosa di questo livello. C'è qualche artista che le, o qualche opera che le è piaciuta di più, che l'ha colpita particolarmente? Beh sì, c'è Ligabue che è quello più conosciuto, ci sono diverse opere sue, molti autoritratti, altri personaggi che non mi ricordo il nome perché non sono noti. Comunque una mostra interessante da Sì, visitare. certo. Avevi già visitato delle mostre qui al Mar, questa come ti è sembrata rispetto alle precedenti, alle solite? Ma personalmente preferivo le altre perché questo qua è un diciamo molto riguarda una tematica molto depressiva dell'arte, diciamo. Comunque diciamo che è di un buon livello dal mio punto di vista, insomma. L'artista che l'ha colpita di più, Ligabue o anche qualcun altro? Ligabue, Dalì, sì, questi. Beh, forse l'ultimo qui di Dalì mi è piaciuto moltissimo, ma non ha niente a che vedere con gli altri, con questi giovani che. Queste, ecco, ho letto, quello che mi ha forse più impressionato sono queste. Si vedono queste piccole spiegazioni, presentazioni di questi artisti sconosciuti che hanno avuto una vita tribolatissima e che hanno trovato nella pittura uno sfogo, un modo. Ecco, questo è quello che mi ha veramente colpito.
e come dalla sofferenza nascano anche delle cose interessanti. Sei venuto a vedere la mostra anche col tuo bimbo piccolissimo. I musei possono essere anche luoghi adatti a bimbi? Possono essere adatti a bimbi, soprattutto se lo consente lui, in quanto è stato calmo per tutta la gita e quindi ce l'ha permesso. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.